Prima la pandemia con le sue inevitabili conseguenze sul piano sanitario, sociale ed economico, una emergenza planetaria interminabile che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di dolore, che ha modificato relazioni personali, stili di vita, tradizioni. Adesso anche la guerra in Ucraina, con le sue ripercussioni sull'Occidente come sull'Oriente, è ancora dolore, ancora morte, ancora distruzione. Tutto questo però non è riuscito a scalfire il respiro più profondo di Melilli, di questa straordinaria città santuario adagiata sulla balsa orientale dei Monti Climiti, ultimo lembo degli Iblei, scrigno di autentiche perle d'arte e d'architettura. Non è riuscito a scalfire i sentimenti più intimi della sua gente, la sua anima, la sua speranza, la sua devozione antica e incrollabile per San Sebastiano, il soldato francese due volte martire invocato dalla Chiesa come Depulsor Pestis, che qui, sin dall'inizio del XV secolo, è acclamato come patrono e protettore. Dopo 2 anni di restrizioni per la pandemia, la città, terrazza degli Iblei, torna finalmente e solennemente a festeggiare il suo veneratissimo San Sebastiano, uno dei santi più amati in Sicilia e dai siciliani che da secoli guardano a Melilli come a una irrinunciabile meta di pellegrinaggio. Torna quella commovente e intima manifestazione di venerazione e di pietà che è, dall'alba del 4 maggio, l'omaggio dei nudi e delle migliaia di pellegrini che da numerosi centri dell'isola raggiungono questa splendida basilica santuario. Tornano le processioni dell'antico simulacro, torna il piacere di riscoprirsi comunità nella gioia della festa. Eccoci qua, bentrovati nuovamente in diretta. Siamo collegati come al solito dal Salone Nicolò Rosano della Basilica Santuario di San Sebastiano di Melilli. Seguiremo questa parte finale dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Si conclude l'ottavario, si conclude questa festa che ha segnato un ritorno alla normalità, una festa nel segno della gioia con la città di Melilli, la terrazza degli Iblei nuovamente vestita a festa. Con dei festeggiamenti che appunto sono tornati dopo 2 anni di sospensione obbligata a causa della pandemia. Intanto vediamo le immagini che ci arrivano in diretta. Siamo ormai prossimi all'arrivo del simulacro in piazza San Sebastiano, questo è il programma, poi i fuochi pirotecnici e quindi l'attesissimo rito della Kunsarbada, cioè la riposizione del veneratissimo simulacro di San Sebastiano all'interno del sacello. Lo avete visto prima, eccola qua nelle immagini, ho il piacere di avere accanto a me Michela Italia, la collega Michela Italia, per una chiacchierata prima di lasciarla alla sua compagnia. Con Michela ci uniscono tante esperienze insieme, tante esperienze di racconto di queste feste, e quindi insomma è bello vederla qui, averla qui accanto a me, peraltro con un motivo particolare in più, perché quest'anno Michela, come avrete visto anche seguendo i social, lei è molto social sotto questo aspetto, a differenza mia che non amo scrivere molto di cose mie sui social, però Michela quest'anno ha fatto come dire il pellegrinaggio da Augusta. Lei è di Augusta, lo sappiamo, la conosciamo tutti, è un volto noto delle TV locali, e ha fatto questo pellegrinaggio da Augusta a Melilli la notte tra il 3 e il 4 maggio, ed è stato bello, una bella esperienza che segna umanamente. Io l'ho fatto anch'io una volta,
ed è un'esperienza che segna umanamente. Raccontaci questa esperienza, certo, Michele. Sì, intanto ben trovata. Intanto ti ringrazio per l'invito. In realtà ho un abito sportivo, sono in scarpe da ginnastica, non perché l'idea era proprio quella non di, si vedono le scarpe. di fare la strada e piedi, di ripercorrere anche un po' un pezzo di questo cammino che vede proprio l'inizio dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Mi piace pensare che noi comunque in questi giorni saremmo stati insieme in qualche modo, perché abbiamo sempre commentato, insomma, ultimamente la festa di Sant'Alfio, e tra l'altro oggi è il giorno conclusivo, quindi saremmo stati comunque insieme. Mi piace pensare proprio questo. Il riferimento al pellegrinaggio, il gruppo di Augusta, devo dire che è un gruppo molto molto folto, quindi nonostante il silenzio, tra l'altro un percorso che si fa al buio, non sempre, un po' strade di campagna, e devo dire che il vizio di avere un po' il microfono non manca, e perciò ho un po' intervistato le persone che erano con me. Non ti nego che vedere delle donne a piedi scalzi, una signora tra l'altro mi raccontava che l'aveva fatto da sempre, spesso si fa per voto e quindi magari una gravidanza mancata può essere un motivo. Una signora che ci ha chiesto aiuto per fare il conto, dice: io l'ho visti almeno 50 volte, quindi se fai il conto sono veramente tanti, tantissimi anni, e devo dire almeno una trentina di persone partono da Augusta, e quindi questo è un primo gruppo che parte dalla Santa Lucia con una benedizione di Padre Angelo. A che ora si parte da Augusta? Perché ovviamente le partenze sono tutte diverse in base alla distanza. Di solito alle 10, e tra l'altro ci si ricongiunge poi col gruppo di Brucoli che fa un altro percorso, e quindi poi si arriva, devo dire, con larghissimo anticipo. Forse il senso di devozione si è sentito, è mancato un po' a tanti il festeggiamento, è mancata proprio anche la via, e quindi tutti avevano troppa energia, anche le persone che erano un po' più avanti con l'età. Era la prima volta che lo facevi il pellegrinaggio? Sì, assolutamente, Michela. La prima volta, devo dire, molto emozionante, un po' come è stata la mia prima volta vedendo i Nuri a Lentini, sentire le invocazioni, anche aprite la porta, è stato veramente qualcosa di inenarrabile. Sì, perché ricordiamo appunto la Basilica viene aperta alle 4 del mattino di giorno 4 maggio, ci sono i primi pellegrini che arrivano dai posti più vicini, da Augusta, da Carlentini, da Lentini, da Francofonte, poi nel corso della mattinata all'alba cominciano ad arrivare i pellegrini che arrivano da Solarino, da Floridi, da Palazzolo, quelli più distanti giustamente, quindi insomma è veramente, quest'anno è stato un afflusso continuo, moltissimi, lo abbiamo commentato con Edoardo che è venuto a trovarci, sono stati moltissimi quest'anno quelli di Melilli che partono dall'edicola di San Sebastiano all'alba del 4 maggio alle 6 di mattina, sono stati veramente veramente tanti. Edoardo, io ti chiedo aiuto, credo che siamo davanti al municipio, se non sbaglio da questa immagine, lo vediamo davanti al municipio, quindi dobbiamo correre urgentemente. Michela, io ti ringrazio. Sì, io per essere ti saluto e saluto tutti coloro che ci stanno seguendo, perché questo è un modo comunque, perché tutti qui non potremmo essere anche per vari motivi legati alla sicurezza, quindi seguiteci e viva San Sebastiano, ma anche viva Sant'Alfio. Grazie. E fra un po' viva San Domenico. E fra un po' viva San Domenico ad Augusta. Grazie Michela per essere stata con noi, ti lascio ai tuoi amici e alla tua compagnia, perché grazie. Per te stasera non era una serata di lavoro, ma appunto di piacevole compagnia e di relax. Eccoci qua, siamo buonasera. Con Edoardo Di Mauro. Buonasera, ben Silvio. Trovato Edoardo, buonasera anche a te, ti trattengo pochissimi minuti, perché intanto vediamo dalle immagini che vediamo qui sul monitor, il fercolo di San Sebastiano è ormai prossimo all'arrivo in piazza San Sebastiano. Minuti, siamo davanti al municipio in questo momento, quindi questione di 10, ormai veramente minuti, veramente pochi poco. Minuti all'arrivo di San Sebastiano in piazza c'è sempre questo omaggio molto bello dei bambini che vengono affidati alla protezione, all'intercessione di San Sebastiano. Edoardo, quest'anno siamo leggermente in ritardo rispetto al solitamente, comunque siamo nella fascia oraria prevista, un po' in ritardo rispetto forse al 2019, anche perché le condizioni meteorologiche non erano, se ti ricordi, un po' particolari, quindi abbiamo un po' anticipato. Siamo nella fascia oraria prevista, però altre volte è arrivata un po' prima la processione, è chiaro che non si può prevedere l'arrivo, anche a seconda della confusione che si incontra per strada. Come dicevi tu, anche dipende da quanta gente vuole avvicinarsi al simulacolo, per quante persone vogliono. Adesso stasera, Edoardo, è una serata piacevolissima da un punto è di piacevolissima, vista una bellissima serata sicuramente. È un riscatto rispetto al 2019, perché come dicevo, se ricordi, nel 2019 il tempo e il meteo non era bellissimo, soprattutto il 4 maggio. Mentre quest'anno il 4 maggio è stata una bellissima giornata, oggi non ci possiamo lamentare, e quindi diciamo merita l'attesa, ecco.
ci sta anche tutta, se, ci anche sta tutta. Se c'è qualche minuto di ritardo non fa ci nulla, sta tutto, sì, anche sì, perché sì. Ovviamente come esatto. Mi raccontavi tu poco fa, anche perché dopo 2 anni di Covid, di blocco, di sospensione, comunque alla gente fa piacere aspettare, vedo che comunque le persone sono molto... c'è molta allegria, si respira quell'aria di festa che mancava veramente. Si respira, sì, quest'aria di gioia, sì. Di festa, di incontro, di questo tornare a vivere le tradizioni di una città. Eccolo qui il fercolo che passa proprio davanti a Palazzo Municipale. Pochi vediamo secondi, anche i carabinieri in alto uniforme. Sì, i carabinieri in alto uniforme, è molto bello. E anche il corpo, i vigili urbani, la polizia locale. Loro in alto uniforme che accompagnano il fercolo a destra e a sinistra. Nel momento in cui arriverà San Sebastiano in piazza, quindi attraverserà quell'arco di luminarie che sì. Diciamo è l'ultimo tratto della via, del corso principale. È stato realizzato quest'arco così trionfale, solenne per rendere ancora più... Allora, intanto noi vediamo anche Maurilio. Edoardo, se tu vuoi rimanere o devi andare via, fai tu, decidi tu cosa vuoi fare, se devi andare via, perché so che adesso, stavamo dicendo poco fa, adesso ci sarà un momento molto emozionante che è quello della Punzarbata, e noi assisteremo a questo momento con le immagini in religioso silenzio, perché le appunto è un continuo invocare. Parleranno da sole, dopo lo spettacolo pirotecnico il simulacro, il fercolo entrerà in basilica, nella basilica santuario. E il simulacro poi verrà deposto dal fercolo per essere portato a spalla verso l'altare maggiore, in cui verrà deposto sulla nicchia per essere conservato. Per essere conservato. E lì, appunto, come dicevi tu, le immagini parleranno da sole. Parlano da sole, sì. Perché lì si respirerà la commozione straordinaria di una comunità. Abbiamo invocazioni. Bravo Edoardo. Abbiamo Maurilio in collegamento dall'esterno, vediamo se riusciamo a sentirlo o a sentire anche delle testimonianze che lui è così bravo a raccogliere. Vai Maurilio. Sì Silvio, intanto mi scuso se ho indossato la mascherina, prima non ce l'avevo, ma capirete la contingenza, qui c'è particolare confusione, quindi preferisco indossare la mascherina. Volevo un attimo, se Fulvio mi assiste, intervistare un sacerdote, avevo visto più avanti c'è il padre Gurciulla, adesso l'ho perso, vediamo se ci posso arrivare dopo. Buonasera padre. Non vuole parlare, siamo in diretta. Neanche il sacerdote si è provato, ma come hai visto? Anche lui non ha voluto dire nulla. Maurilio, mi senti? Mi sì. Pare di aver capito sì. Si trattasse di padre Adamo Puccio, giusto? Francamente mi pare di aver capito conosco, si trattasse di padre Adamo. Forse sì. Il padre sì. Di pedagogici non nessuno. Ok. Non lo conosco, visto che era un sacerdote. Volevo intervistarlo, ma mi ha detto di no, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. C'è il sindaco Giuseppe Carta, vediamo se lo possiamo avvicinare prima che sia troppo tardi. Eccolo qua, insieme alla sua giunta. Sindaco, buonasera. Allora, immagino sia stanco, però è stata una bellissima giornata anche questa. Sì, accompagniamo San Sebastiano nella nicchia, andiamo in chiesa, poi ai fuochi d'artificio, dopo Max Gazzè. Momento importante per Meniglio, ripartiamo post pandemia. Vedete quanta gente oggi, i merillesi, i siciliani volevano questa manifestazione, noi abbiamo fatto sì che si realizzasse e ora siamo qui con orgoglio dietro San Sebastiano a scortarlo fino in chiesa. Queste campane suonano a festa perché San Sebastiano merita questo abbraccio da parte dei melillesi. San Sebastiano vuol dire Melilli, Melilli è la città di San Sebastiano. Noi siamo qui perché ci crediamo, i melillesi ci credono, e questa folla dimostra la vicinanza della città, ma soprattutto dimostra la devozione verso San Sebastiano. Grazie sindaco, come vedete tra l'altro qui ci sono delle devote, qualcuna a piedi scalzi proprio agganciati. Signora, buonasera, siamo in diretta su Telecittà e Tele1 Tris e Web Marte. Allora, una grandissima emozione, lei tra l'altro è a piedi scalzi proprio dietro il fercolo, la signora non vuole rilasciare nessuna dichiarazione. Va bene, c'è particolare confusione qui adesso, stiamo... Adesso siamo appunto in piazza San Sebastiano, il fercolo è appena entrato, ha fatto il suo ingresso in piazza San Sebastiano attraversando questo straordinario arco di luminarie che è stato montato, allestito nella parte finale del corso principale. Adesso lo spettacolo di fuochi pirotecnici,
Maurizio, adesso seguiremo lo spettacolo di fuochi pirotecnici. Noi ovviamente ci dovremo zittire perché il rumore ovviamente non ci consentirà di parlare, e poi assisteremo alla conservata. Se tu hai altre testimonianze mentre aspettiamo, ecco, intanto è finito lo scampanio delle campane della Basilica Santuario, se hai altre, eccolo qui, l'inizio dei fuochi pirotecnici. Ecco, esatto. Secondo me è troppo meglio. Cammina, ancora con il via, non faccio cambio. Salutato, accolto il simulacro di San Sebastiano nella piazza omonima, in piazza San Sebastiano, un gioco di luci, di colori, che, come dire, segna il ritorno alle tradizioni, segna il ritorno a una normalità tanto attesa. La comunità, le comunità aspiravano finalmente, dopo due anni di restrizioni, di limitazioni, a questo ritorno alla normalità, aspiravano a poter nuovamente festeggiare, celebrare le proprie tradizioni, festeggiare i propri santi patroni. E quella di Melilli, appunto, una
una festa, una celebrazione che ha segnato il ritorno alle tradizioni e alla normalità non solo a Melilli ma in qualche modo anche in provincia, una delle primissime feste che si sono svolte dopo la pandemia, anche per la concomitanza con la fine di molte delle restrizioni previste dal Covid, cioè ovvero a partire dall'1 maggio, e quindi la festa di San Sebastiano a Melilli ha segnato non solo il ritorno alla normalità in questa cittadina terrazza degli Iblei, questa straordinaria cittadina ricca di storia, di arte, di cultura, che è adagiata sulle propaggini orientali dei monti Iblei, sulla balza dei monti Climiti, ma appunto ha segnato il ritorno alla normalità anche in provincia, e appunto, come abbiamo già sottolineato, come abbiamo già detto, una delle primissime feste che si è svolta a conclusione, diciamo così, della pandemia, della fine dell'emergenza grave. Ecco, il simulacro adesso sta entrando in chiesa, all'interno della Basilica, santuario di San Sebastiano, stessa operazione che abbiamo visto all'inizio, prima dell'uscita, ovvero la rimozione della corona e della croce che sovrasta il fercolo, perché questo impedirebbe al fercolo di entrare. Ovviamente, essendo più alto, viene tolta la corona e la croce, poi viene rimessa al suo posto non appena è entrato il simulacro. Ecco, il fercolo viene accompagnato, viene condotto in chiesa e poi il simulacro sarà tolto dal fercolo argenteo che lo porta in processione, che consente di portarlo in processione, e sarà appunto posto all'interno del sacello che si trova sopra l'altare maggiore. Qui sempre le immagini che ci arrivano dalla splendida piazza San Sebastiano, ricolma di fedeli, di cittadini, anche in attesa, lo diciamo ovviamente scontato, anche in attesa del concerto di Max Gazzè. Il fercolo adesso sta per entrare all'interno della chiesa. Non so se abbiamo sempre Maurilio, Luigi, abbiamo Maurilio, se Maurilio vuole prendere la linea lo faccia tranquillamente. Maurilio. Sì, sono qua, non so se l'ex sindaco Cannata vuole dire qualcosa, l'ho incontrato qui proprio, buonasera Pippo Cannata, l'ho incontrato proprio qui in piazza San Sebastiano. Allora, quali sono le emozioni a conclusione di questa bellissima festa di San Sebastiano? Beh, penso che la festa di San Sebastiano non è solo mellese, ma di tutta la provincia e anche la regione. È una festa che bisogna sempre tenere con la nostra massima fede che abbiamo per San Sebastiano, e che le amministrazioni che si susseguiranno nel comune di Melilli metteranno sempre in risalto la festa religiosa di Melilli. Una festa che è mancata, l'abbiamo detto più volte, è tornata finalmente dopo 3 anni, ce n'era bisogno. Certo, ce n'era bisogno, perché 2 anni senza la festa di San Sebastiano è stato molto duro per noi fedeli, oltre ad essere amministratori, ma anche fedeli di San Sebastiano. Mi auguro che questa pandemia finisca, e finisca anche la guerra che veramente ci sta distruggendo tutti. Grazie a Pippo Cannata, buon proseguimento di festa. Abbiamo quindi avuto anche la possibilità di sentire ai nostri microfoni l'ex sindaco di Melilli. Come vedete, ancora il simulacro è lì sul sagrato, piano piano farà ingresso dentro la basilica. E poi ci sarà, come dicevi tu Silvio da studio, il rito della conservata, che seguiremo in silenzio, un rito suggestivo, emozionante, che metterà fine definitivamente alle celebrazioni religiose per San Sebastiano, eccezione fatta poi per il bacio simbolico della reliquia di giorno 21 maggio. Sentiamo ancora questo scampanio a festa per accogliere in Basilica San Sebastiano, una processione abbastanza lunga, durata circa 3 ore, perché il simulacro di San Sebastiano è uscito intorno alle 19.25, 19.30, sono le 22.15 e sta iniziando praticamente adesso in Basilica, poi un po' dopo ci sarà il concerto di Max Gazzè, questa piazza si riempirà in ogni ordine di posti, ci saranno tante persone sicuramente ad accogliere Max Gazzè per questo concerto organizzato
Grazie Maurilio, perché ti sentiamo anche un po' a scatti e quindi riprendo la linea io anche per commentare queste immagini del simulacro di San Sebastiano che ha fatto il suo rientro in chiesa, in basilica, al termine della processione che questo pomeriggio ha percorso le strade della parte nuova della città. Come avete visto, questa particolarità del simulacro che entra all'indietro per come dire, appunto non farlo di spalle, quindi non rivolgere le spalle ai fedeli che lo acclamano, che lo invocano, che lo amano, che lo vogliono bene, quindi entra di spalle il simulacro proprio per avere sempre lo sguardo fisso verso i suoi devoti, i suoi fedeli, la comunità dei melillesi appunto che acclama San Sebastiano come patrono di questa splendida città dal lontano, dal lontanissimo 1414, come ha ricordato il sindaco nell'intervento che ha fatto qui con noi in studio. Sono ben 608 anni che appunto San Sebastiano, questo santo bimartire di origine francese che era comandante della corte pretoriana, appunto viene venerato qui a Melilla, in questo luogo meraviglioso, in questa città santuario, in questa città che è una meta di pellegrinaggio, un po' come lo sono le grandi città di mete di pellegrinaggio come Gerusalemme, come Roma, come Santiago de Compostela, ovviamente fatte tenute in debito conto le ovviamente le debite proporzioni, ma è quella di Melilla appunto una città che in Sicilia rappresenta una irrinunciabile, come avete sentito nella sigla e come avete sentito anche nel promo appunto che ha accompagnato questi giorni in procinto della festa, questi giorni di vigilia della festa. È una fare il pellegrinaggio a Melilla è una tappa irrinunciabile per i devoti di San Sebastiano. Ecco, adesso sono cominciate le operazioni di smontaggio, ecco, del simulacro, dell'antico simulacro di San Sebastiano dal Fercolo, e sarà portato a braccia sopra l'altare maggiore per la conservata. Intanto io non so se riusciamo ad avere un po' di audio dalla chiesa, ma io sento già le invocazioni dei fedeli che in questo momento accalcano la basilica di San Sebastiano. Io intanto chiedo a Luigi se eventualmente poi Maurilio ci può raggiungere per la parte conclusiva, saluteremo i nostri ascoltatori, lo faremo insieme con Maurilio. Eccolo qui, vedete San Sebastiano, il simulacro che viene sceso dal Fercolo, e viene accompagnato, e ovviamente molti cellulari che riprendono questa scena, e ci sono già, lo sentite, tantissime invocazioni, le invocazioni della tradizione, e che siamo muti e chiamiamolo a San Sebastiano. Quante invocazioni, quanta commozione c'è nella comunità di fedeli che in questo momento accalca in ogni ordine di posto la Basilica Santuario di San Sebastiano di Melilla. Bellissime queste immagini che ci stanno offrendo gli operatori, i cameraman che sono con le loro telecamere piazzate all'interno della basilica, tantissimi cellulari accesi. Guardate che bello, com'è commovente, com'è struggente questo momento.
ancora questo modo incessante di invocare San Sebastiano in questo breve tragitto dal Fercolo, questo breve tragitto del simulacro, del venerato simulacro, dal Fercolo all'altare maggiore, ecco, le braccia alzate dei fedeli che cercavano un contatto con il simulacro, ecco, un gesto di affetto, ecco, leggiamo in questo senso un gesto di affetto, un ultimo contatto con San Sebastiano, con questo veneratissimo simulacro, prima di poterlo salutare ancora un'ultima volta, di poterlo invocare, di poterlo ringraziare. Ecco la riposizione, vedete, il simulacro viene collocato all'interno di questo sacello che si trova proprio dietro l'altare maggiore, e poi appunto la velata, ecco, sarà chiuso quel drappo marrone che vedete a sinistra del Fercolo, per chi guarda le immagini, e quello sarà il momento conclusivo dei festeggiamenti. Ma sentiamo ancora le invocazioni che viene dalla Basilica. Il simulacro di San Sebastiano è stato, ovviamente sentiamo degli applausi, noi siamo nel Salone Nicolò Rosano che è accanto alla Basilica, quindi riusciamo a commentare le immagini grazie ai monitor delle immagini che ci arrivano appunto dall'interno della Basilica, questo applauso e queste invocazioni continue, incessanti, e prima che si chiudesse appunto questo drappo con i simboli del martirio, questo drappo che al centro riproduce i simboli del martirio, che nasconde alla vista dei fedeli appunto il simulacro. Qui vediamo il parroco della Chiesa Madre, lo vediamo in questa inquadratura, Don Giuseppe Gurciullo è il parroco della Chiesa Madre di Melilli, e appunto i fedeli che adesso pian piano ovviamente lasceranno la Basilica Santuario di San Sebastiano. È stato un momento, ecco, molto, molto intimo, questo è un momento molto intimo, me lo ricordava poco fa anche Edoardo Di Mauro, questo è un momento molto intimo della comunità con San Sebastiano, un momento di forte sentimento, ecco, di forte sentimento della comunità nei confronti del suo santo patrono che viene venerato da oltre 600 anni, che viene acclamato, che viene ringraziato per le grazie ricevute. Vedete i fedeli che pian piano lasciano la Basilica, abbiamo intravisto le immagini, ovviamente il sindaco Peppe Carta che era ovviamente in prima fila per seguire questo momento appunto molto atteso, un momento che è ritornato finalmente dopo 2 anni, chiesa pienissima. Io chiedo a Luigi se possiamo avere Maurilio, magari io ne approfitto per concludere la diretta, eccolo, abbiamo visto il sindaco, chiedo a Francesco se mi può far avere il mio cellulare perché mi serve per alcune notizie finali, ovviamente. Per ringraziare naturalmente tutto lo staff tecnico che ha collaborato e che ha reso possibile la realizzazione di questa lunga diretta che è cominciata giorno 4, appunto all'alba del 4 maggio con un collegamento all'alba alle 5:30 del mattino, e poi è proseguita con l'uscita del Fercolo, e poi questo pomeriggio siamo in diretta dalle 17:45, siamo in diretta alle 17:45 per seguire appunto questo momento di grande commozione. Perdonate se io inceppo nelle parole, ma sto anche cercando una cosa che devo ovviamente
leggere per ringraziare tutto lo staff tecnico, eccolo qui trovato. Vediamo se ci raggiunge Maurilio anche per la conclusione dei festeggiamenti. Chiedo indicazione alla regia fino a quando dobbiamo tenere. Chiedo indicazioni a Francesco, alla regia, fino a quando dobbiamo tenere la diretta. Credo che forse Maurilio non ci possa raggiungere per un saluto. Noi lo ringraziamo comunque per tutti i contributi che ci ha regalato, che ci ha offerto dall'esterno. Grazie alla regia esterna è stata una lunga maratona, non solo quella di giorno 4, stavamo ricordando una diretta partita alle 5.30 del mattino e proseguita poi per tutta la mattinata, e un'altra parte di diretta oggi con questi festeggiamenti che chiudono di fatto l'ottavario di San Sebastiano. Lo ricordiamo ancora, tra poco peraltro, per chi si trova fisicamente a Melilli, eccola qui, la vediamo, la piazza San Sebastiano vestita a festa finalmente dopo due anni. Per chi si trova fisicamente a Melilli, adesso comincerà il concerto di Max Gazzè, che chiuderà ufficialmente questi festeggiamenti. È stata una festa nel segno della gioia, nel segno del ritorno alla normalità. È stata una festa anche in qualche modo certamente aiutata dalle condizioni meteo. Sono i primi giorni, diciamo, primaverili della stagione, e quindi è stato molto bello che questi festeggiamenti siano stati accompagnati da uno splendido sole sia giorno 4 che oggi, ma anche diciamo sostanzialmente nel corso della settimana, anche se un po' la pioggia ha costretto l'amministrazione comunale a rimodulare le date dei concerti, non quello di stasera, che ovviamente appunto si svolgerà regolarmente. Io credo che la regia mi dà indicazioni, possiamo chiudere. Luigi è stanco, anche Lorenzo è stanco, ovviamente siamo tutti abbastanza stanchi. Io vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico che ha reso possibile la messa in onda di questa diretta, questa lunga diretta che è cominciata giorno 4 e proseguita questa sera. Ricordo ancora una volta che ci avete visto sul portale webmarte.tv, sul portale Telecittà online siracusa.it e in TV su canale 85 di Tris. E ringrazio tutta la squadra che ha permesso la messa in onda di queste splendide immagini in questi giorni. Lorenzo, Daniele, Mauro Italia, Alessio Salerno per Webmarte, Luigi Bianca per la regia esterna, Fulvio Fortuna, Andrea Drago, Fabio Cappuccio, Antonio Lucchesi, Maurilio Abele, il collega Maurilio Abele che avremmo avuto il piacere di avere qui accanto per chiudere questa diretta, e poi ringraziamento speciale all'editore di Webmarte Francesco Carruba, supervisore di tutta questa macchina organizzativa assolutamente impegnativa. Grazie a tutti voi che ci avete seguito al solito con grande amore, con grande affetto, con grande passione. Non so se Maurilio ci vuole raggiungere sul palco, visto che lo vedo. No, dice Luigi Bianca di no, basta, chiudiamo così. Quindi grazie ancora a Maurilio che ci ha regalato questi, Maurilio Abela che ci ha offerto i contributi dall'esterno, e grazie, stavo dicendo, a tutti voi che ci avete seguito numerosissimi da casa come sempre, grazie allo streaming su Webmarte, su Telecittà, e grazie anche al canale televisivo 85 di Tris. Grazie ancora e al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti.